Ma vedere i 2000 posti del Teatro dell'Opera a Firenze sostanzialmente tutti occupati, con un entusiasmo, una partecipazione che dà il senso di quanto questo evento potesse essere atteso dai giovani per esprimere i loro progetti, la loro tensione ideale, la loro voglia di essere protagonisti dell'oggi, oltre che naturalmente del domani, è un'emozione fantastica. E devo dire che mi sono apparse davvero calzanti le parole che ha usato la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, perché è indubbio che questo rapporto della nuova generazione con l'Europa è qualcosa di fondamentale. Ormai non possiamo più vivere nel chiuso di stati nazionali che devono aprirsi all'essere quantomeno aggregati in ciò che sono i grandi soggetti che conducono il mondo. Gli Stati Uniti e la Cina, la Russia e l'India sono paesi di centinaia di migliaia di abitanti, quindi il soggetto per dialogare e avere un ruolo da protagonista nel mondo non può che essere l'Unione Europea. Questa nuova generazione che è stata preceduta da quella dimensione che io chiamo la generazione Erasmus, oggi si trova ad essere protagonista nel fare l'Europa, e questo rapporto con la sua Presidente è il modo migliore per far partire i lavori di questa giornata. Ho visto speranza tra questi giovani, la speranza di chi è arrabbiato per ciò che non va, di chi denuncia i problemi, ma anche di chi ha il coraggio di provare a cambiare le cose che non vanno, di chi non è un rassegnato ma di chi è un sognatore, di chi capisce che la speranza è appunto sdegno ma anche coraggio di cambiare ciò che non va. I giovani sono molto potenti, hai detto. Sì, sono molto potenti, i giovani, e ce lo racconta la storia di ieri e di oggi. Michelangelo scolpisce il David, il suo David a 25 anni. Pensiamo invece ai giorni nostri, Steve Jobs apre a 21 anni Apple, Mark Zuckerberg inventa Facebook a 20 anni, Ursula Hirschman nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale a 26 anni fa circolare il manifesto di Ventotene che ci permette oggi di vivere in un'Europa di pace. I giovani hanno una potenza ideativa enorme tra i 15 e i 30 anni. È una società che butta questa potenza ideativa dicendogli adesso non è il momento, mettiti a parte, pensa a studiare, non impegnarti oggi perché arriverà il tuo momento, è una società che non ha futuro. Noi vogliamo dire oggi a quei giovani: uscite di qui e andate a cambiare il mondo. Beh, intanto c'è un titolo fondamentale, Next Generation, la generazione di poi. Abbiamo sempre la sensazione che tutto quanto quello facciamo si nutra di passato. Invece guardare al poi, non in qualche modo a ciò che è stato ma a ciò che sarà, è fondamentale, cominciare a coniugare i verbi al futuro. Siamo sempre stati molto claustrofobicamente circoscritti nel presente, nell'attimo. È molto bello guardare al poi, quindi spero che questa mattinata e questo festival abbiano anche questa missione, quella di aprire la prospettiva. Cosa chiede da adulto per questi giorni? Beh, si potrebbero chiedere tante cose. Di fatto l'elemento più importante secondo me è la capacità di aprire lo sguardo. È quello che vorrei anche provare a raccontare a questi ragazzi stamattina nel mio breve intervento. Aprire lo sguardo, che sta poi nel DNA dell'Europa, perché una delle radici della parola Europa è proprio questo, l'ampio sguardo, l'apertura dello sguardo. E aprire lo sguardo è sempre una cosa fondamentale. Non c'è crescita, non c'è insegnamento, non c'è apprendimento senza aprire lo sguardo. Tutti quanti tendiamo ad avere lo sguardo chiuso, circoscritto, perimetrato. L'apertura è la cosa più bella che esista. Amore, tu sei il cuore che torni mai.
crescita, di innovazione digitale, di business. La giornata di oggi con il presidente di Giovani di Giovani Sì, col presidente della Repubblica Mattarella, e quest'anno continuiamo a crescere. In realtà ho trattenuto la delega perché è colui che ho voluto, avvertimento e l'investimento in cui io credo, l'investimento sui giovani. E devo dire che al forum di cui ricorrono i 20 anni fu proprio al Parco di San Rossore che ebbe i suoi momenti più strani, il dialogo con il presidente Mattarella fu molto bello. E ogni anno noi vivremo questo come momento di confronto, di illustrazione dei progetti. Il social forum all'inizio degli anni 2000, laddove la nuova generazione comunale che si è espresso nell'essere oggi il teatro dell'opera. Essa capitale lo è ancora in tanti aspetti del mondo della cultura. And beyond Next Generation EU, we have also doubled the budget for our pandemic. So, I believe that every action that our union takes should be in generations as one of our basic principles. We should put your aspirations at the heart of everything we do. So let me wish you a great Next Generation Fest. Viva l'Europa! Girare, siamo storti! Un applauso a Bernardica! Esatto. Molto buono, devo dire. Cos'è che sono detto i miei, è vero? Vi dico questo. Noi ho 2000 questa mano, è come se io vi dicessi adesso. 360 di voi possono alzarsi e uscire da questa stanza. 4 ragazzi, dite voi fuori. Perdiamo un potenziale enorme ogni anno, ogni giorno. E allora cosa possiamo fare noi per abbassare questa cifra? È diventata un po' la storia con il progetto Giovani Sì, con un diploma professionale di agricoltura. Mi ha raccontato che lui con queste api produce ogni anno 400 kg di miele. Devo dare una cosa, arriva e mi lascia questo vasetto di miele. E gli occhi che Matteo aveva mi hanno detto questo. Cane, tiravo i buoi a mio babbo che doveva fare i soldi. Abbiamo bisogno di far profitto sano, ma dedicare anche una parte di dono all'umanità. Poi, io non ho studiato niente perché ho fatto 30 anni. Bello, questo anno è bello.